26 preparazioni in 3 ore, 10 pasti quasi pronti e sani per tutta la famiglia. Questa edizione è senza forno e vedremo tantissime verdure, legumi, cereali, ma anche preparazioni come pesto spalmabile di anacardi, un chia pudding, delle barrette energetiche, delle energy ball, delle crepe proteiche. Quindi restate connessi e vi aspetto in fondo al video per sapere che cosa ne pensate. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Sono Alessandra, mamma di 3, e condivido con voi la mia cucina facile e vegetale. Come vedete, ho già preparato qualcosa ieri, e mi sono segnata tante cosine buone da fare per il mio batch cooking. Mi chiedete spesso la differenza fra batch cooking e meal prep. Batch cooking è essenzialmente cucinare ogni alimento singolarmente per poi andarlo ad assemblare nel giro di 5-10 minuti e avere il pasto pronto. Meal prep invece significa cucinare dei veri e propri pasti già pronti, solo da prendere dal frigo e gustare o semplicemente da scaldare e poi gustare. Quindi oggi io farò un batch cooking, ma poi voglio mostrarvi anche tutti gli assemblamenti che ho già in mente di fare. Poi di solito cucinando la mia mente va, quindi magari tralascio qualcosa e creo qualcos'altro. Lo vedremo insieme, però ecco, oggi voglio proprio farvi vedere tutto quanto, a partire dalla spesa che ho fatto stamattina, dalla contadina e anche al panificio. Andiamo a vedere adesso che cosa ho preso dalla contadina. Le fave già sgusciate, le ciliegie che adesso andrò a mettere qua con le fragole. Questi cestini inizialmente li riutilizzavo, ora invece glieli riporto direttamente. Vado a disporle ben aperte. Che belle che sono. Ovviamente le fragole lavatele solo quando le mangiate, perché altrimenti si fanno cattive. Come avete visto Ada nel video su Instagram, prendiamo una ciotola, le mettiamo a bagno, le sfreghiamo appena e così non sprechiamo nemmeno l'acqua. Allora, e le ciliegine le metto qua in mezzo. Quindi abbiamo un bel piatto di frutta rosso, stupendo. Mamma mia, quante buone, me le finirei tutte adesso. Poi abbiamo queste dell'insalata che, come sapete, io lavo e mi conservo in frigorifero già pronta. Zucchine con fiori. Ovviamente si mangia tutto se le cucinate il giorno stesso, altrimenti i fiori poi si ammosciano. Ancora l'orto di mio suocero non è pronto, quindi le acquisto. Mio suocero, oltre alle zucchine normali, ha proprio delle piante con soli fiori di zucca. Quindi preparatevi perché fra poco avrete ricette con fiori di zucca a volontà. E anzi, vi chiedo magari di darmi nuove idee con i fiori di zucca. I miei preferiti, quindi carote con le barbe che ovviamente andrò ad utilizzare e ravanelli. Poi abbiamo finocchio selvatico e aglietto fresco per le fave. Questo peperone, questi peperoni, quello è più buono crudo e questi sono più polposi, più buoni cotti. Un cetriolo lungo. È la prima volta che lo prendo perché mio suocero di solito ha i cetrioli classici, ma mi hanno detto che questo è molto buono anche con la buccia ed è senza semi. Quindi vedremo. 3 pomodori, forse avete capito che cosa andrò a fare. Ed infine le patate piene zeppe di terra. Tutto questo, frutta e verdura, ho speso 45 euro dalla contadina locale. Eccoci qua, tutto quello che cucinerò oggi è esattamente qui. Quindi andiamo a vedere che cosa ho messo in ammollo ieri. Fagioli neri, questi qua che sono ottimi per il chili, ma per tantissime altre ricette. Poi abbiamo i ceci, immancabile hummus, e la soia. Con la soia andrò poi a creare il tempeh. Anzi, fatemi sapere se vi interessa un video specifico su tempeh
tofu, quindi l'autoproduzione anche di bevande vegetali. Stamattina, appena arrivati, ho messo in ammollo gli anacardi ed ho fatto una pastella proprio come quella della farifrittata, quindi ho messo 200 g di farina di lenticchie, ma qualsiasi altro legume va bene, con 400 g di acqua, quindi semplicemente il doppio. Inizierei subito con la cottura dei ceci, quindi vado a buttare l'acqua di ammollo, poi sciacquo i ceci e li metto in pentola a pressione elettrica con dell'acqua e vado a cuocerli semplicemente. Mi raccomando, non aggiungete il sale, perché il sale va aggiunto dopo, quando saranno già cotti. Pressure cook e via, loro vanno. Loro andranno subito dopo. Ottimizzare i tempi in cucina è fondamentale quando si fanno queste preparazioni, quindi adesso ho messo a bollire l'acqua per soia e riso rosso. Vado a mettere le fragole e le ciliegie direttamente in frigo così, e poi mi metto a pulire tutte le verdure, così quando avranno cotto le altre due preparazioni avrò modo di cucinare tutte le verdure, perché questo batch cooking sarà senza forno. Ci prepariamo all'estate. Faccio questo procedimento con i fagioli di soia che permette di togliere la buccia e dividerli a metà senza fatica. Poi, quando andrò a cuocerli, le bucce saliranno in superficie e mi basterà toglierle. Sia il riso che la soia richiedono 30 minuti di cottura, quindi li verso insieme e metto il mio timer. Come vedete, metto anche la buccia perché tanto poi viene a galla. Il procedimento così è decisamente più semplice. Vedete come tutte le bucce sono a galla. Continuo anche con questi ultimi fagioli. Ecco qua, tutte le bucce che si tolgono senza alcun problema e nessuna fatica. La canasta l'ho tagliata, che la preferiamo in insalata. Invece la gentilina non la taglio perché è tenera e sarà perfetta anche nei panini. Ben asciugata, l'insalata si conserverà tranquillamente più giorni in frigorifero. Vado a lavare anche lei. L'insalata è lavata e ben asciugata, quindi ora la vado a mettere in frigorifero. Nel frattempo la prima mezz'ora è passata, i ceci sono pronti, quindi li vado a conservare. Cosa vado a fare anche? Sì, lavare le barbe delle carote. No, povero pomodoro. Queste sì che sono carote fresche, però giustamente non si trovano in molti posti. Qua ci sono delle barbette un po' brutte, le togliamo. Cosa ci si fa con le barbette? Io ci faccio il pesto. Voi che cosa ci fate? Il pesto o la salsa verde? La contadina cosa ha detto? Di sostituirlo al prezzemolo. Oh, io intanto tolgo quelle erbe che non c'entrano niente. Ne vogliamo tenere da parte un mazzetto come sostituto del prezzemolo? O lo vogliamo utilizzare tutto? No, io lo proverei. Allora, vediamo, teniamoci le foglioline più carine qua da una parte. Prima di pelare le carote facciamo il cambio di legume, mantenendo come sempre l'acqua fava. Vado a mettere i ceci. Fagioli neri, non serve lavare la pentola, facciamo le cose veloci, tanto non cambia molto. Acqua, pelo le carote. Vado a lavare le zucchine e ai fiori di zucca tolgo il pistillo centrale. So che qualcuno lo mangia, quindi come mi avete aiutato con i funghi, sarei curiosa di sapere da voi se mangiate o togliete, in questo caso, i pistilli, questi qua, che sono all'interno dei fiori di zucca. Abbiamo dato una pulita ed ora via con altre preparazioni. Quindi ora sto tagliando l'aglietto fresco e lo metto in padella con le fave, sì, il finocchietto selvatico, un po' di pepe, un po' di sale e i fiori di zucca. Quindi facciamo questo contorno o un condimento per la pasta.
il finocchietto selvatico, lo sminuzzo. Taglio anche a listarelle i fiori, anzi a strisce. Viene su un profumino fantastico. Ora ci mettiamo i nostri fiori e le nostre fave. A cottura con una sfumata di vino, ma io cucinando per i bimbi preferisco sempre utilizzare l'acqua. Ma poi le fave vengono morbide o no? Ma certo, le facciamo diventare morbide. Più uno le cuoce, più si ammorbidiscono. È una domanda del popolo. Andiamo a mettere il sale e anche il pepe, qui mi ci piace. Mescoliamo, facciamo saltare un attimino, aggiungiamo acqua, coperchio e loro andranno. Acqua, coperchio e ciao ciao, a fra un po'. Io intanto vengo qua a tagliare il resto delle verdure perché andremo a fare una dadolata. Vi avevo promesso senza forno, quindi mantengo la promessa, sappiate che la dadolata di verdure ben massaggiata e condita in forno è fantastica, o anche in friggitrice ad aria se ne fate una quantità insomma limitata, anche perché un mix di verdure ben cotte, frullate con un legume già cotto vi consente di avere il pranzo pronto per condire la pasta, quindi sono veramente super super comode. Avevo già mostrato come taglio i peperoni, ve lo ricordate? Taglio le parti esterne, tolgo la parte bianca, i semi in caso rimasti e poi a cubetti. Se di là ho fatto una base con l'aglio, qui ho fatto una base con la cipolla e metto le mie verdure verdi alle quali aggiungo del sale, zucchine e peperoni. Il sale adesso aiuterà a far loro rilasciare l'acqua, quindi cuocersi più velocemente. Quelle le lascio andare, nel frattempo lei ha fatto anche i fagioli, quindi io mi preparo con le carote che andrò a cuocere a vapore nella instant pot. A cubetti la parte più grande e invece insomma solo un taglio nella coda. Avrei dovuto prenderne di più perché le carote veramente a casa nostra ne mangiamo tantissime, è la verdura da sempre preferita di tutti, anzi anche i pomodorini. Eccoci qua anche con i fagioli neri. Metto una base di acqua nella quale andrò ad adagiare il mio cestello per le carote a vapore. Pressure cook ha la funzione steam, ma alla fine la funzione è la stessa, quindi io faccio così e faccio per tutti uguali. Solo 2 minuti. Di solito l'acqua di cottura dei fagioli la butto, al contrario di quella dei ceci. Quindi vi chiedo, potrebbe essere utile magari anche adesso che ho l'orto nell'orto? Perché no? Faccio la tengo allora? Ti consigli, poi dopo di cosa fare, magari proviamo, facciamo un cocktail estivo. Oh signore! Infatti ci sto riprendendo qua, ho detto ma non si sta accorgendo. Oh mamma mia! Vabbè, il grembiule era appena lavato. No! Spero che mi darete delle buone idee per averla tenuta. Allora, ovviamente non la vado a chiudere perché aspetto che si raffredda. Le fave sono pronte, le verdure quasi, le carote a vapore sono già pronte. Le tiro subito fuori che non vorrei che si spappolano. Io continuo quello che stavo facendo, tagliare i ravanelli a fettine. Quindi ce li ho già pronti da aggiungere ai vari piatti, le varie preparazioni. Vi piacciono i ravanelli? A me tanto, ma forse in famiglia sono l'unica. Cosa sanno?
sono un po' piccanti, di solito non te li ho manco mai proposti. Non so come rispondersi veramente. Il tuo umore becca un po', visto? E voi che humor avete? Belga, nero, italiano? Guarda. Guardate quanto sono belle! Ottime! Carote! È arrivato il momento della quinoa! Quindi la vado bene bene a sciacquare. Andrò ad aggiungere un po' più di un bicchiere di acqua, quindi diciamo volume 1, 1 e mezzo, dipende dal risultato che volete ottenere, più o meno croccante. Porto a bollore, io aggiungo già adesso le erbe di Provenza e la salsa soia. Con il pane secco, che cosa facciamo con queste ultime verdurine rimaste? Poi abbiamo quasi finito. E facciamo la panzanella. Io di solito la faccio con le friselle, solo che le friselle le aveva finite e quindi mi ha dato il pane vecchio. Verrà bene uguale, basta soltanto tagliarlo a tocchetti, poi bagnarlo e nel frattempo taglierò le verdure. Questo è uno dei nostri pranzi preferiti d'estate, ma anche a cena quando uno ce l'ha lì fa sempre comodo. E per renderlo un pasto completo io aggiungo il tofu tagliato a cubetti, ma altrimenti a volte ho aggiunto anche dei ceci. Basta aggiungere dell'acqua e dell'aceto. Io ho questo di mele, da una bella mescolata, e poi ovviamente si strizza. Ma voi la panzanella lo sapete che cos'è? Perché forse credo sia tipica della nostra zona, non vorrei sbagliarmi. Comunque è un mix di verdure, cetrioli, pomodori. Io oggi aggiungerò questo peperone, potete mettere la cipolla se vi piace, e grazie al liquido dei pomodori di queste verdure il pane prende un sapore fantastico. Nel frattempo le nostre verdure sono pronte ed anche la quinoa. Un ottimo contorno anche abbinato magari a delle patate. Le patate io le cucino sempre sul momento o al massimo per il giorno stesso. Padella già lavata, pronta per fare le nostre crepe. La scaldo e nel frattempo metto a conservare la nostra quinoa. Ho ridato una mescolata alla mia pastella di farina di lenticchie e vado a formare le mie crepe proteiche. Faccio così per farle diventare il più sottili possibili e lascio che si cuociano. Poi ovviamente le giro dopo un minutino. Nel frattempo io mi porto avanti tagliando le verdure per la panzanella. Vado a girarla. Oh, guardate che bella che è. Taglio a metà per lungo e poi tutti i quadratini. Lasciamo l'acqua assolutamente perché andrà a condire il pane. Affetto finemente anche il peperone e il cetriolo. Un'altra crepe è pronta e ne andiamo subito a rifare un'altra. Basta veramente un minuto, poco più, per lato. E andiamo a mettere tutto insieme. Pronti? Adesso arriva il bello, strizzare il pane e unirlo con ovviamente del basilico, che ce ne ho in grandi quantità e ne avrò anche tantissimo, spero, quest'estate. Adesso strizzo il mio pane e lo vado ad unire alle verdure. Vedete cosa potete fare da un pane vecchio? Addirittura al panificio me l'ha regalato. Andiamo in terrazzo a prendere del basilico. Venite con me, venite con me. Da dove lo prendiamo? In mezzo ai pomodorini o direttamente qua dal suo vaso dedicato? Spero che qua mi arriverà un cespuglio, poi ovviamente lo sposterò. A proposito,
Riguardo a quest'orto in balcone, desiderate ricevere un video con tutti i miei segreti, tutto quello che ho imparato? Fatemelo sapere. Basilico, l'olio buono e il sale. Io non metto nient'altro, la cipolla a volte. Ok, la panzanella è fatta, ma io vi avevo detto che lo volevo rendere un pasto completo, quindi ora vado ad asciugare il mio tofu. Ecco qua le crepe fantastiche di lenticchie arrotolabili da guarnire come preferite e forniranno la fonte proteica al pasto. Adesso vi faccio una colazione veloce che vi permetterà di avere l'indomani mattina la colazione pronta, semplicemente da guarnire con cereali o granola, con frutta fresca o marmellata. Quindi vi basterà, senza stare lì a pesare, basta che riempite una tazzina da caffè con semi di chia e 3 tazzine con del latte. 1, 2 e 3. Se volete potete anche aggiungere dello sciroppo d'acero. Non dovrete far altro che mescolare bene bene e inserire in una ciotola o già monoporzionata in dei bicchierini durante la notte o anche nel giro di 4 ore. Addenserà tutto e diventerà appunto il chia pudding. Se non faccio disastri, eccolo qua. Restando in tema di merende o di colazioni, guardate che cos'altro ho preparato: una tavolozza con datteri, miglio soffiato e nocciole. La vado a tagliare in barrette. Faccio un'incisione così e poi faccio sempre metà su metà, così da ottenerne in questo caso 16. Queste quindi sono barrette senza cottura. Invece ieri le ho fatte con Ada, queste qua, con banane e cocco, e le ho cotte in forno. Ve le apro così vedete anche queste. Vedete come sono? Conservo tutto. Queste potete tranquillamente anche congelarle separatamente, però non tutte attaccate così, per avere sempre una merenda pronta anche nel box della merenda di scuola. Vabbè, adesso si avvicina l'estate, ma per un picnic potete tranquillamente tirarle fuori dal congelatore, dopo un'ora sono perfette da gustare. Queste le ha fatte ieri Ada, le Energy Ball. Ovviamente tutte le ricette le trovate nel mio blog, vi lascio il link in descrizione per andarle a vedere. Passiamo alle ultime 2 preparazioni e poi abbiamo finito questo fantastico batch cooking. Vado a fare come prima cosa il formaggio di anacardi, quindi gli anacardi ammollati vanno ben sciacquati. Metto gli anacardi belli ammorbiditi qua nel frullatore. Andrò ad aggiungere il succo di mezzo limone, del sale e dell'acqua. Nient'altro, poca, in caso l'aggiungo. La cremosità è incredibile. E la bontà. Sì, mio marito lo vorrebbe tutte le settimane, diciamo che lo faccio una, massimo 2 volte al mese. Che complicato, Nel frattempo che le cose non sono più calde, io le chiudo ed ora facciamo l'ultima preparazione, il pesto di barbe di finocchio. Allora, mi è andato un pezzo di pesto di barba qua, allora io metto già il sale e ne facciamo un pochino alla volta, perché se lo faccio tutto insieme il frullatore impazzisce. Con l'aglietto fresco non avete la foglia, la carta diciamo formata, quindi potete mettere tutto. Io ne ho presi 2 spicchi più o meno, le vado a schiacciare. È super profumato.
Nel pesto non può mancare il lievito alimentare, il sostituto del parmigiano per i vegani. A occhio, io faccio sempre, ma poi vi do le dosi giuste, e l'olio. Avrei potuto mettere dei cubetti di ghiaccio per mantenere il verde vivo durante, perché le lame sennò lo ossidano un po'. Però adesso io il ghiaccio non ce l'ho, quindi vi do a voi questo segreto e io me ne ricorderò un'altra volta. Vado a frullare come un classico pesto. Adesso mano a mano ne aggiungo sempre di più, cercando di non mettere i rametti tipo questo. I rametti più grossi non li metto. Questi potremmo utilizzarli in una centrifuga, in un estratto o per un brodo. Adesso mi fa brutto pensare a un brodo, ma c'è chi lo fa anche d'estate. Eccoci qua, che anche il pesto di barbe di finocchio. Sì, di carote, comunque anche con le barbe di finocchio lo faccio, è pronto. Ma ti ricordi l'anno scorso che l'hai fatto con l'ortica o le ortiche? Sì, anche col cavolo nero, io sono la regina dei pesti. No, e ne arriverà uno pazzesco, non Cioè che so. spacca, fratelli! Sì, esatto. Arancione, vi dico solo questo. Vediamo se qualcuno indovina. E niente, si è fatta una certa ora, quindi tutto quello che volevo non ho potuto fare, ma le promesse le mantengo, quindi nell'articolo che trovate nel blog vi lascio tutta la lista dei 10 pasti che potrete fare con tutte queste preparazioni. Poi se convinco il marito a venire a stare qua in pianta stabile, sicuramente nei mesi in cui i bimbi non hanno scuola, sarà più facile perché metterò lì la fotocamera e vi mostrerò ogni volta che mangiamo, cioè adesso un po' di privacy me la tengo pure, però sarà molto più facile. Io vi ringrazio per aver visto il mio video fin qui e mi raccomando, se avete domande o richieste, non esitate a scrivermele nei commenti perché vi rispondo. Lasciatemi un like se questo video vi è stato utile e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Su Instagram mi trovate come semplicemente Alex3, condivido la nostra quotidianità e ovviamente quello che mangiamo. Io vi saluto e vi ricordo, viva il vegetale!